Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video unboxing. Nella puntata di oggi torniamo a parlare della Rust Blade Records, perché la Rust Blade ha appena sfornato una nuova uscita home video. Il film in questione è Deliria, pellicola girata nel 1987 da Michele Soavi, prodotta dalla Film Mirage di Aristide Massaccesi. È stato praticamente il film d'esordio di Michele Soavi. Massaccesi ha voluto dargli questa occasione e Soavi ne ha approfittato e ha creato comunque un piccolo cult. Nonostante il budget molto ristretto, il film è stato girato all'interno degli studi con pochissimi mezzi, però a me questo film è sempre piaciuto. Nel cast abbiamo anche Barbara Cupisti, David Brandon, ma anche Giovanni Lombardo Radice. Comunque questa è un'edizione, quella che vi sto per far vedere, che poi tra poco vedremo comunque da un'altra angolazione. Questa è la versione deluxe, versione che comprende il film nel formato Blu-ray, più abbiamo anche il DVD, più anche il CD della colonna sonora, oltre anche alla postcards. Esistono anche altre versioni che potete acquistare sempre sul sito della Rust Blade Records. Ad esempio esiste anche l'edizione quella Deluxe Mask Back Edition a 49 copie, che però credo sia ormai già esaurita, però non si sa mai. Andate a dare un'occhiata comunque sul loro sito, che aggiunge anche il vinile esclusivo blu marmato, più borsa con l'immagine del film, più la maschera da gufo, più un poster apribile, e c'è incluso anche un libro di 50 pagine che fa parte, diciamo, della colonna quadri di Cinema Inland, con all'interno praticamente la biografia di Michele Soavi, con varie fotografie, approfondimenti, comunque una gran bella edizione ultra limitata a 49 copie. Comunque ricordo che questa è una collaborazione con Dainit, praticamente a inizio anno, più o meno verso marzo-aprile, è uscita la versione semplice Amarai di questo film, appunto per la Dainit. Edizione molto semplice, quindi senza slip, senza gadget, eccetera. Quindi il disco è praticamente lo stesso, ci sono sempre i contenuti speciali che sono esclusivi della Rust Blade Records, tra poco vedremo un po' tutto nel dettaglio. Il formato video, allora facciamo subito chiarezza, il formato video è 4 terzi, il formato originale, all'estero, nelle varie edizioni estere, è sempre uscito nel formato 16 noni. Chiaramente adesso vi faccio vedere una simulazione che ho fatto, chiaramente le mie attrezzature non sono professionali, non ho modo di rippare i due Blu-ray e farvi una comparazione, quindi ho fatto una comparazione un pochino più casareccia, però è per farvi rendere l'idea la differenza che c'è tra il 16 noni tagliato delle varie edizioni estere. In questo caso io ho preso in considerazione l'edizione della 84 Entertainment e quella invece della Rust Blade Records. Da queste immagini comunque potete già vedere come viene tagliato il sopra, la parte superiore e quella inferiore. Ad esempio anche la scena qui con il cartello del ristorante non si vede praticamente nella versione quella in 16 noni, invece quella 4 terzi chiaramente abbiamo l'immagine completa. Quindi la Rust Blade ha voluto inserire quella con il formato originale. Bene, io direi adesso di cambiare angolazione, così vediamo nel dettaglio questa ultima uscita della Rust Blade Records. Bene, vediamo più da vicino quindi questa edizione con questo bel effetto anche lucido e in leggero rilievo con il famoso gufo del film Deliria, che all'estero è conosciuto anche con il titolo di Aquarius. Sopra troviamo la dicitura Deluxe Limited Edition più Blu-ray più DVD più CD della colonna sonora, che è stata composta da Simon Boswell, che ha composto anche ad esempio la colonna sonora di Demoni 2, e un film di Michele Soavi. Come sovracopertina abbiamo il classico cartone rigido, il titolo Deliria Deluxe Limited Edition, anche questo in leggero rilievo, lo sentiamo al tatto. Giriamo un po', Collectors Limited Edition, quindi soltanto 300 copie questa Deluxe, Blu-ray più DVD nella versione restaurata, CD della colonna sonora di Simon Boswell più postcards da collezione. Horror Music è lo spettacolo che una compagnia teatrale chiusa in un hangar sta provando da giorni.
tutto tranquillo fino a quando il maniaco a cui il musical è ispirato scappa dall'ospedale psichiatrico nel quale era rinchiuso e si mischia agli attori della compagnia. Inevitabilmente inizia un metodico e sanguinario conto delle vittime brutalmente uccise dall'assassino, coperto da una maschera che raffigura un uccello. Esordio alla regia di Michele Soavi per uno dei migliori slasher horror degli anni Ottanta, prodotto da Gio D'Amato, realizzato con visionarietà e fantasia essenziale nel dispensare suspense e gore. Comunque, secondo me, è veramente uno dei migliori slasher di fine anni Ottanta per quanto riguarda il mercato europeo, soggetto e sceneggiatura di Luigi Montefiori, storico collaboratore di Gio D'Amato, Aristide Massaccesi. Per quanto riguarda i contenuti speciali, abbiamo un'intervista a Michele Soavi, questo è praticamente un estratto del documentario, ahimè inedito, Aquarius Visionarius, che è dedicato appunto a Michele Soavi e che è stato realizzato da Claudio Lattanzi, che purtroppo non è più tra noi. Purtroppo mi è davvero dispiaciuto sapere della sua scomparsa. Peraltro ci eravamo sentiti proprio un mese e mezzo prima per organizzarci nel realizzare una diretta dedicata proprio a un altro titolo della Rust Blade Records, ovvero il documentario Il Tempo del Sogno. Purtroppo non ci sarà modo. Poi gli altri extra presenti, abbiamo un'intervista a Simon Boswell, approfondimenti di Federico Frusciante, che ormai è un po' una prassi, diciamo, per le edizioni della Rust Blade Records. Infine abbiamo il trailer del film. Per quanto riguarda le specifiche tecniche audio-video, tracce italiane di TSHD Master Audio 2.0, formato video, come vi ho già detto, 1.3, quindi 4 terzi, durata 87 minuti, e vietato ai minori di 14 anni. Diamo un'occhiata all'interno dell'edizione. Quindi edizione Digipack, con all'interno tre dischi. Vediamo un po', qui abbiamo il disco Blu-ray, poi abbiamo il disco della colonna sonora composta da Simon Boswell e infine abbiamo il film anche nel formato DVD. E queste sono le immagini all'interno, con i vari artwork. Questo dovrebbe essere un artwork, presumo, o inglese o statunitense, quello interno invece con il titolo alternativo Aquarius. Ricordo che ha vinto nell'87 il premio come miglior film al Festival di Aboriaz, e qui invece abbiamo l'uccello, l'assassino con la maschera d'uccello del film. Diamo un'occhiata anche all'artwork integrale posteriore. Qui abbiamo Barbara Cupisti in una scena del film. Qui abbiamo invece tutte le specifiche, quindi disco 1 con il film, la versione integrale restaurata, poi abbiamo il secondo disco con il Blu-ray, terzo disco con le varie canzoni, complessivamente sono 11 tracce, 10 più un bonus track. E sul lato destro invece abbiamo l'artwork del film. Giriamo nuovamente, rimettiamo i dischi al loro posto, ognuno all'interno del proprio slot. E adesso diamo un'occhiata invece alle postcards. Le postcards sono queste qui, con varie immagini del film, carta lucida. E sul retro invece abbiamo delle immagini backstage. Qui in questo caso abbiamo Michele Soavi con una testa finta di scena. Qui invece abbiamo Barbara Cupisti. Sul retro altra immagine a colori backstage. Qui invece abbiamo la figura dell'assassino. E infine abbiamo questa immagine, questa cartolina invece con un altro tipo di effetto più ruvido, curato da Velt. Ecco qua, giriamoci così la vediamo dall'angolazione corretta. E qui invece un dietro le quinte con il regista e la Cupisti in bianco e nero. E quindi questi sono i contenuti cartacei presenti all'interno di questa edizione, che adesso rimettiamo nuovamente all'interno. Ecco qua. E vi ricordo che tra più o meno un mese e mezzo circa
uscirà anche il prossimo titolo della Rust Blade Records, sempre incentrato nel mondo del cinema horror. Quindi mi raccomando, seguite sempre il canale, anche il canale Telegram, dove io poi posto tutte le migliori promozioni, ma anche tutte le news che riguardano l'home video. Bene, termina qui questo video unboxing review dedicato a Deliria di Michele Soavi. Vi ricordo che esiste anche la colonna sonora nel formato CD, ma anche nel formato vinile, la trovate sul sito della Rust Blade Records. Bene, grazie ancora per aver visto questo video e noi ci vediamo molto presto per ulteriori video unboxing. Ciao a tutti!